tutti, strambogli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Sequestione e oggi sono tornata con l'episodio 22 di Eldaria e stanno succedendo davvero tante cose. Dobbiamo ritrovare Ezreal, la città è bellissima e io non vedo l'ora di continuare, quindi riprendiamo l'episodio. Ok, dovevamo esplorare qui. A parte il canto delle cicale, qui non c'è niente. In questo posto c'è un'atmosfera davvero particolare, come se il tempo si fosse fermato. Belle queste rovine comunque. Arriviamo sul bordo di una falesia, vicino a quello che doveva essere un antico tempio dedicato a Zeus. Mi avvicinai al bordo del precipizio. Per un attimo ebbi le vertigini. Oddio, io anch'io soffro un sacco di vertigini. Quando mi ripresi riuscii a scorgere una statua in fondo al precipizio. Ehi, fa attenzione, Leiftan mi ha tirato indietro. Ehi? Ho avuto paura che cadessi. Oh, scusami di averti spaventato, volevo solo guardare che cosa c'era in basso. E? Ci sono i resti di quella che doveva essere una statua. E tu? Hai trovato qualcosa? È un luogo abbandonato. Penso che siamo le prime persone a visitare questo posto da secoli. Amaya non ha trovato nulla di sospetto. Pensi che sia in grado di rifiutare Ezreal? No, il suo olfatto non è così sviluppato. Nevra ci sta provando con Shaitan, ma non sembra che la cosa funzioni. Continuiamo, magari riusciremo a trovare degli indizi da un'altra parte. Lo spero. Ok. Ci facciamo un giro, proviamo qui. Questo posto è immenso. Non è così grande come sembra. La maggior parte delle gallerie è inaccessibile a causa dei terremoti. Abbiamo cercato da cima a fondo e visto che sono un'appassionata di Indiana Jones mi sono messa a cercare un passaggio segreto. Perché lo stai facendo? Forse ti sembrerà una cosa stupida. Spiegati, sulla Terra abbiamo una cosa chiamata cinema, è un po' come le storie che ci raccontiamo oralmente, solo che possiamo vedere quello che succede su un muro gigante. Come con la televisione, più o meno, ci sono diversi film che raccontano le avventure di archeologi che trovano dei tesori premendo dei bottoni sui muri, tirando su delle leve segrete o risolvendo degli enigmi. Allora mi sono detta che non avevo nulla da perdere. Ti capisco, ho trovato delle iscrizioni su delle steli dai motivi celesti, forse è uno di questi famosi enigmi, fammi vedere. Mi ha indicato un fregio murale sul quale erano rappresentate delle costellazioni. So che queste antiche civiltà si avvalevano dell'astronomia per prevedere il futuro, ma non sono sicuro che queste iscrizioni possano esserci d'aiuto. Non ne ho idea, se fossimo in un libro, in un film o in un gioco ti avrei detto di sì, perché nulla è mai fatto per caso, ma in questo caso penso che si tratti soltanto di una decorazione. In un gioco? Forse hai ragione, magari troviamo degli indizi da un'altra parte. Speriamo. In un gioco. Qui non c'è traccia né di Ezreal né di Marianne. Arrivata nella foresta ebbi un sussulto, gli eventi che si erano prodotti lì si erano ancora nella mia memoria. Anche se Nevra e Leiftan avevano cancellato ogni traccia, quel luogo mi portò di nuovo alla mente le atrocità che quei bambini avevano subito. Cercai di deglutire per tornare a respirare normalmente. Stai bene? Non proprio, questo posto continua ad angosciarmi. Ti capisco, andiamo da un'altra parte allora. Continuerò più tardi a cercare qui da solo. Grazie, scusami per la mia reazione. Non ti preoccupare, capisco benissimo il tuo stato d'animo. Ok, qui abbiamo ispezionato la spiaggia da cima a fondo, senza successo. Qui non c'è niente, spero che gli altri abbiano avuto un po' più di fortuna. Sì, lo spero. Ok. Nessuno di noi riuscì a trovare traccia di Marianne e di Ezreal. Ripensai allora alle parole di Milo, che ci aveva descritto un luogo sottoterra e una porta che conduceva nella foresta. Pensavo a torto che si trattasse di un incubo, ma ero persuasa che quello che ci aveva raccontato ci avrebbe permesso di scoprire la verità, e soprattutto di catturare quell'assassina. Quello che dovevamo fare era trovare quel nascondiglio. Sicuramente c'è sfuggito qualcosa, non abbiamo trovato nessuna traccia di Ezreal e forse siamo passati vicino ad un passaggio segreto senza rendermene conto. Vista l'ora preferisco continuare le ricerche domani. Hai ragione, e magari sarà Ezreal a trovarci. Ne dubito, era davvero determinata a risolvere questo problema da solo. Non ce lo vedo proprio venire da noi e dirci «Ciao ragazzi, sono davvero contento di vedervi, nonostante vi abbia detto che volevo risolvere questa cosa da solo». Non ce lo vedo proprio a dire una cosa simile. Spero che tu abbia capito quello che volevo dire. Sono d'accordo con te, sicuramente non vuole essere trovato. Nel frattempo cerchiamo di riposarci un po'. Io, Valkyon e Nevra faremo i turni di guardia questa notte. Olo, Aetri e Sequi, voi sarete di guardia domani sera. D'accordo, buonanotte allora.
andiamo ad accampamento. Sono entrata in una delle tende. Sono davvero frustrata di non poter passare la notte con Nevra, la sua presenza riuscirebbe a rassicurarmi. Nonostante tutti i miei pensieri che avevo, riuscii ad addormentarmi facilmente. Ma durante la notte un rumore mi svegliò d'improvviso. Oddio. Cos'è? Che? Il rumore sembra provenire dal centro del villaggio. Oddio. Precipitata qui senza avvisare nessuno. Ma è un falso allarme, qui non c'è niente, calmati Sequi, se ci fosse stato qualcuno, Leiften e gli altri l'avrebbero visto. Forse è meglio tornare a dormire. Il mio corpo fu attraversato da un brivido. Il mio istinto mi disse di rientrare nel tempio che avevamo esplorato con Leiften. Non so cosa fosse a spingermi lì, ma quella sorta di sesto senso si era profondamente radicato in me. Tempio? Quel tempio! Questo tempio, ok. Il posto era deserto, ma non ne fui per niente sorpresa. Penso che Ezreal stesse cercando di evitarci. Mentre stavo approfittando della calma del luogo e della bellezza della volta celeste, mi ritornò in mente quello che avevamo visto con Leiften. Ma ad un tratto un rumore mi distolse dai pensieri. C'è qualcuno alle mie spalle. Un infarto, un coccolone. Fu allora che lo vidi, come un miraggio nel deserto. I suoi capelli riflettevano il chiarore della luna. Ezreal... Ezreal, oh mio Dio, che peso. Appena mi ha visto ha cercato di scappare via, ma sono riuscito ad afferrarlo per un braccio. In questo momento provo delle sensazioni contrastanti. Cercare di restare impassibile? Ho un nodo in gola e le emozioni che provo non sono molto contrastanti. Lasciami stare, Sequi. Sono sicuro che in questo momento mi sta sorvegliando. Ezreal ha cercato inutilmente di liberarsi dalla mia presa. Mi rifiuto di lasciarlo andare via una seconda volta. Apparentemente esausto, si gettò a terra continuando a dimenarsi. Fu allora che iniziò a piangere. Poveraccio, lasciami in pace, è chiaro, vattene. No, non ti lascerò andare via. Poverino Ezreal, se la prenderà con te e con gli altri, non posso permetterlo. Con me? Non credo proprio. Noi ci abbiamo Leiften a proteggerci, anche se poveraccio, frenzionato come pochi. Non puoi affrontarla da solo, dobbiamo farlo tutti insieme. Mentre mi rendevo conto della sua fragilità, il suono di un ramo spezzato ci interruppe. Mi girai per rendermi conto che Marianne era lì, pronta ad affrontarmi. Ti ho detto di lasciarlo in pace. Mi sono messa in mezzo tra lei ed Ezreal. Voglio fargli capire che non lo lascerò affrontare questa creatura da solo, no. Con un gesto rapido e deciso, afferrai il pugnale che mi aveva dato Nevra durante la giornata. Se vuoi, Ezreal, dovrei passare sul mio cadavere. Sei quello che desideri. Con un salto cercò di afferrarmi il collo e di graffiarmi il viso. Saltai allora di lato di distinto e tesi la mia mano libera a Ezreal. Fu in quel momento che una fiamma bianca si propagò dalla mia mano verso l'elfo come per proteggerlo. Che poteri abbiamo! Wow, che cos'è questa cosa? Un'ondata di calore mi invase e capii in quel momento che qualcosa mi stava dando la forza necessaria per affrontare Marianne. Fiduciosa grazie a quella misteriosa forza interiore attaccai Marianne dandole un calcio sul costato. La creatura urlò dal dolore. Marianne cercò allora di contrattaccare con un colpo di coda, ma riuscì a schivarla e ferirla con il pugnale. Ogni muscolo del mio corpo era carico di quella misteriosa energia e mi procurava una forza inimmaginabile. Per fortuna non ero ancora in grado di gestire quella forza e Marianne ne approfittò. Mi afferrò allora per il collo stringendomi con forza, stavo soffocando. Fu in quel momento che Leiften e Valkyon arrivarono e attaccarono a loro volta. Di fronte alla loro forza, Marianne dovette capitolare e riuscì a riprendere fiato. Quando Marianne riuscì a scappare, la forza che avevo sentito in me mi abbandonò e le fiamme che circondavano Ezreal si spensero. Leiften corse verso di noi. «Sono contento di vedere che stai bene. Valkyon può portare Ezreal all'accampamento. Sequi, vorrei parlare con te di quello che è appena successo, certo». Vieni, torniamo anche noi all'accampamento, parleremo intorno al fuoco. A me sta venendo il dubbio che noi siamo delle sorte di demone, perché l'oracolo, non so se l'avete visto, ma proprio la forma dell'oracolo è l'unione fra, come proprio di visuale, è proprio l'unione fisica di un demone barra angel e un dragone. A me mi viene il dubbio, visto che siamo così tanto attaccate all'oracolo, che noi siamo uno dei due, ma mi viene ancora di più il dubbio che siamo più angel barra demone, perché siamo compatibili con Leiften. Cioè, lo so che non c'entra il fatto del sangue con i feri, ma non vorrei che fosse una cosa a parte questa cosa dei dragoni, e non vorrei che Leiften abbia capito questa cosa. Mi sono seduta vicino al fuoco e Leiften mi ha raggiunta. Da quanto tempo hai questo potere? Non sapevo nemmeno di averne uno. Ha quel fuoco nelle mie mani, non capisco.
Evelyn mi ha detto che cicatrizzi più velocemente di prima. Da quando mi hai dato il tuo sangue, sì, ma non è un vero e proprio potere. Da quando hai fatto la trasfusione, hai notato altre cose strane. Mi sta facendo davvero molte domande. Sto cercando di ricordarmi quello che è successo e devo ammettere che da allora qualcosa in me è cambiato. Non ci avevo ancora pensato prima. Quando ero dai K sono stata attaccata dal contaminato e sono riuscita ad affrontarlo facilmente. Che vuoi dire? I miei movimenti erano più fluidi, più rapidi. Mi alleno quotidianamente per diventare più forte, ma adesso che me lo chiedi, pensi che il tuo sangue mi abbia cambiato? Credo di sì, però non avevo mai visto un potere simile da parte dei Lorialet. Mi chiedo se il mio sangue non sia servito soltanto ad aumentare il tuo potere che già possedevi. Parlammo a lungo di questo nuovo potere, di come gestirlo ed utilizzarlo. Sicuramente ci sarebbe stato utile in futuro. Dovresti andare a riposarti, io continuerò a fare la guardia con gli altri, d'accordo, domani. Sono entrata nella tenda che condivido con Ola e altri. La mattina dopo il profumo della colazione mi ha svegliata. Che cosa? Mi sono stiracchiata. Dormito bene? Sì, è molto più calmo che qui al quartier generale. Sì, hai ragione. Dove sono gli altri? Stanno dormendo, sono stati di guardia tutta la notte e io ho detto che avrei dato il cambio. Mi sono svegliato all'alba. È un ragazzo? Mi sono svegliata all'alba e gli altri dovrebbero svegliarsi tra poco. Leftan, vorrebbe continuare ad esplorare l'isola per trovare Marianne. Ho capito, hai bisogno di aiuto. Sì, se puoi preparare il tè e andare a svegliare tra una decina di minuti. D'accordo, ma puoi lasciare dormire Ezreal ancora un po'. Deve aver bisogno di riposarsi. Per fortuna, visto e considerato che non ho voglia di parlare con lui. Preparai il tè seguendo le direttive di Oluha, un tè a base di ginseng e Angelica Fenguan. Quegli ingredienti associati tra loro permettevano di recuperare velocemente tutte le energie. Dal canto mio, solo l'inalazione del profumo di quei prodotti mi elettrizzò i muscoli e mi ricaricò i sensi. Bene, è il momento di andare a svegliare i ragazzi. Cercai di svegliare Nevra in modo dolce e delicato, sudorabile. Avevo voglia di svegliarlo con amore, nonostante la situazione. Gli diedi allora un bacio delicato e sensuale sulle labbra, sul carino. Ti prego, dimmi che siamo in camera tua e non sull'orribile isola. Mi dispiace. Un uomo distrutto. Peccato, pensavo fosse soltanto un incubo. Ad ogni modo, buongiorno. Ma io di solito rispondo, dai, alzati. Molto modi Shrek che sveglia Fiona. Però diciamo, buongiorno con il cuoricino e lo baciamo, gli diamo un bacino. Oh, ma io non me l'aspettavo un'illustrazione ora. Il mio silenzio dice tutto. Il mio silenzio dice tutto. Sono adorabile, bellissimo. Il calore di quel bacio mi infuocò e mi diede l'energia necessaria per affrontare una nuova giornata. Ci vuole. Cioè, sarebbe stato bello se avessero messo tante altre piccole illustrazioni così. Tipo nell'episodio scorso, dove di momenti carini ce n'erano davvero, davvero tanti. Ah, oh, Nevro, mi fai davvero impazzire. Che cosa adorabile. Dai, alzati, la colazione è pronta. Come avevo detto ad Olua, il tè ci ridonò tutte le forze di cui avevamo bisogno. Ancora oggi resto impressionata dalle virtù benefiche degli alimenti in quel mondo. Non oso immaginare a quanto si potrebbe vendere un tè di questo tipo nel mio mondo. Mi ricordo ancora il prezzo esorbitante di alcune bevande energetiche. Ezreal ci raggiunse dopo la colazione e un pesante silenzio si abbatté sul gruppo. Tutti si guardavano l'un l'altro. Decisi allora di rompere il silenzio e mi girai verso Ezreal. Come ti senti? Sto bene. Prendi una tazza di porridge e un tè, ti darà un po' di energia. Grazie. Le nostre mani si sono sfiorate quando io ho passato la tazza di tè. L'ho sentito tremare e ho trattenuto il respiro. Il silenzio si abbatte di nuovo sul gruppo. Ho guardato gli altri e sembra che vogliano dire qualcosa, ma nessuno se la sente di parlare. Dopo qualche minuto è Ezreal a rompere il silenzio. Mi dispiace di avermi messo in questa situazione, non so cosa mi sia preso, ho agito senza pensare. Smettila. La voce graffiante di Nevra ci fece sussultare. Tutto il rancore che aveva accumulato in quegli ultimi giorni si ripercosse su Ezreal. Smettila di chiuderti in te stesso quando le cose vanno male. Ti rendi conto di quanto il tuo atteggiamento sia egoista? Ci siamo preoccupati tutti per te e non sai quanto. Sei stato odioso con Sekou e tutto quello che hai detto, che hai da dire, ho agito senza pensare. Questo l'avevamo capito, non siamo dei cretini quanto te. Nevra, cerca di calmarti. No, ne ho abbastanza di trovare sempre delle scuse ai suoi comportamenti. Ezreal, cresci e assumiti le tue responsabilità.
Infuriato, Nevra è andato via. Leiftan si è alzato per cercare di calmarlo. Personalmente non ho osato muovermi. Siamo rimasti in silenzio fino a che Leiftan ha riportato Nevra tra noi. Adesso che siamo tutti un po' più calmi, vi ricordo che abbiamo una missione da portare a termine e ritrovare Marianne. Ezreal, tu che sei su quest'isola da diversi giorni, hai visto qualcosa che potrebbe aiutarci? Puoi darci una mano? So che Marianne ha un nascondiglio e credo di aver trovato un passaggio segreto. Il problema è che non sono riuscita ad entrarci. Seguitemi. Dove? Qui? No, evidentemente non è qui. Allora sarà tipo nella biblioteca. Secondo me sì. È qui. Abbiamo già cercato ovunque qui e non abbiamo trovato nulla. Avvicinatevi a quel muro. Valken e Nevra si sono avvicinati mentre io ho preferito restare di disparte. Sì, c'è una corrente d'aria. Ci deve essere una leva da spingere o una cosa simile. Un libro. Sei qui, ha già cercato, ma non ha trovato nulla. Forse mi sono sbagliata. Cerchiamo di nuovo. Libro, libro, libro. Qui c'è una lastra amovibile. Se ho imparato qualcosa giocando ai videogiochi è quello che c'è un elemento strano nel decoro, c'è sicuramente qualcosa dietro. Sperando di non attivare una trappola, posai il piede sulla lastra. D'improvviso sentimmo un rumore in fondo alla sala e una parte del muro si aprì. Brava! Ci siamo avvicinati all'apertura. È così buio qui dentro. Nevra si è avvicinato per accendere le torce che si trovavano sul muro. Hai sentito qualcosa di strano? No, i miei sensi non mi rivelano nessun pericolo, o almeno niente di prevedibile. Bene, Holua, Adri, restate qui all'ingresso. Sei qui? Voglio venire con voi. D'accordo, non mi sembra contento della mia decisione. Capperi. Ho appena passato la porta, il muro si è chiuso dietro di noi. Non abbiamo altra scelta che continuare, ok? L'odore di stantio è insopportabile, mi fa venire voglia di vomitare, beh. Ho sentito un rumore alle spalle e mi sono girata di scatto rischiando di ferire Ezreal col pugnale. Non ti preoccupare, anche a me questo posto mette brividi, non amo gli spazi angusti. Ottimo. Nell'aria alleggiavo un odore di zolfo e di sangue, ero terrorizzata. Avrà torturato un sacco di bambini. Lo spettacolo che ci trovavamo davanti era dei più raccapriccianti, degli strumenti di tortura, delle gabbie, delle siringhe. Ebbi l'impressione di essere nel laboratorio del dottor Frankenstein. Questo posto mette i brividi. Oh no, ho un brutto presentimento. Leiftan e Ezreal si avvicinarono a degli strumenti che sembravano essere stati usati di recente. Le mani dell'elfo tremavano di paura. Mi avvicinai allora a lui e cercai di rassicurarlo. Penso che si sentisse terribilmente in colpa. Con il rovescio della mano, Leiftan ne fece cadere per terra tutti gli strumenti e le provette, che erano sul tavolo, provocando un rumore sinistro. Perché? Erano dei bambini, come ho potuto fare una cosa simile? Quando le metterò le mani addosso, le farò rimpiangere di essere venuta al mondo, Leiftan. Ho capito che non tollerava la violenza sui bambini, ma in questo momento ho difficoltà a riconoscerlo. Il tono sadico della sua voce mi fa rabbrividire. Non sai cos'altro potrebbe farti rabbrividire. Deciso a continuare a trovare Marianne, è andato davanti entrando nella seconda stanza. Non posso lasciarlo da solo. Cioè, guardate qui, ma che schifo, ma... Sarebbe stato molto inquietante se c'erano tipo dei barattoli dove conservava i pezzi di bimbi. Leiftan, siamo completamente al buio. Segui, ho visto una torcia avanzare nella mia direzione, ma un soffio d'alito glaciale rende l'aria, fende l'aria e la spegne immediatamente. È una risata o un grido? Nel dubbio li dico tutte e due. Ah, e nel gruppo. Vlam? Vlam è un nome? Oh, nomatopea. Sembra il rumore di una porta che si chiude. È quella di un corpo che cade a terra. Che cosa sta succedendo? Ah, che cosa succede? Ezreal, Nevra, Valkyon, Leiftan? Qualcosa mi sfiora e mi spinge contro il muro. Una pelle fredda come il ghiaccio. Marianne? Ho sfonderato il pugnale ad un gesto rapido. Ah, ho sentito una sorta di sibilo, come quello di un serpente seguito da un grido di dolore. Ezreal, hai pugnalato Ezreal? Ho cercato nel buio facendo attenzione ad un possibile attacco. Ho sentito un altro rumore, devo fare qualcosa. Ma agitare le braccia davanti a me senza sapere dove andare non mi servirà a niente. Ho bisogno di luce. Sentì in quel momento un calore attraversarmi il corpo e raggiungere la mia mano. Poi una fiamma intensa si accese sul palmo della mia mano, ma si spense immediatamente. Fu come sul bordo della falesia. Nell'arco di un istante riuscì a intravedere il corpo di Ezreal inerte, trascinato per terra da Marianne. Distinta e senza pensare, iniziai a seguirli nel buio totale. Sentì dietro di me i passi indecisi di Nevra, Valken e Leiftan. Ma non potevo aspettarli. Non vedo nulla.
Non avevo molto tempo, continuavo a sentire il rumore del corpo di Ezreal trascinato per terra, ma non riuscivo a raggiungere Marianne. Ogni tanto riuscivo a distinguere la luce di una torcia prima che Marianne la spegnesse. Era molto veloce e riuscivo a mantenermi a distanza, ma riuscii a non perdere le sue tracce. Questo gioco malsano mi spaventava e mi irritava allo stesso tempo. Devo trovare un modo di tenderle un'imboscata. Decisi di fermarmi di scatto. L'istante dopo non sentii più il rumore del corpo di Ezreal trascinato per terra. Ripresi a correre e un attimo dopo che Marianne fece la stessa cosa. Mi fermai di nuovo e decisi di aspettare pazientemente qualche minuto. Sentii dietro le spalle un rumore di passi. Dopo un po', qualcosa mi percosse violentemente. Aia! Sei qui, sei tu! Riconosco questa voce. Leiftan, dove sono Valkyon e Nevra? Non lo so, credo che non abbiamo aspettato molto prima di avere una risposta alla mia domanda. Valkyon fu il secondo a percuotermi, seguito in seguito da Nevra. Gli chiesi allora di radunarsi intorno a me, bisbigliando. Spero che non riesca a sentirci, ma Marianne sta giocando con noi e il fatto che non riusciamo a vedere nulla ci rende vulnerabili. Che cosa possiamo fare? Ho preso un bel respiro cercando di trovare una soluzione ed improvviso un lampo di genio. Stiamo girando intorno. Nevra e Valkyon, continuate a correre in quella direzione. Leiftan, seguimi. Cerchiamo di bloccarla da quest'altro senso. Senza tergiversare, ci siamo messi a correre in direzioni opposte. Spero che il mio piano funzioni. Io e Leiftan avanzammo velocemente tra i corridoi, cercando di percepire i passi di Marianne. Per un attimo pensai di essermi sbagliata, ma per fortuna sentii qualcosa avvicinarsi e riconobbi subito quel rumore. Non mi ero sbagliata, stavamo girando intorno. Ripensai allora a quel calore che aveva fatto sprigionare la mia mano, quella fiamma, sperando di riuscire a riprodurla. Mentre Marianne si avvicinava, sentii di nuovo quel calore propagarsi nel mio corpo. Sei qui, le tue mani, che cosa sta succedendo? Le mie mani si illuminarono più intensamente della prima volta e senza saper spiegare come, accesero tutte le torce lungo il corridoio. Alla faccia! Non ebbi il tempo di spiegare a Leiftan quello che era appena successo, che Marianne scomparve davanti a noi. Lasciò allora Ezreal e cercò di scappare nella direzione opposta, ma Nevra e Valkyon riuscirono a bloccarla. Marianne lanciò un urlo di rabbia furiosa nel constatare che eravamo riusciti a fermarla. Figo. In un luogo così stretto non capisco come pensava di scappare. Al buio, beh. Allora, con un gesto disperato, Marianne afferrò Ezreal e gli mise un coltello sulla gola. Non avvicinatevi o gli taglio la gola. Non ti credo, non gli faresti mai del male. Ah sì, lo pensi davvero? Marianne prese una ciocca di capelli di Ezreal e la tagliò, poi rimise la lama sulla gola dell'elfo. Ehi, io ho fatto un nuovo taglio di capelli, oh mio Dio! Cioè, se questa è crudeltà, allora mi hanno. violentemente. Fatto del male a delle persone tagliando delle ciocche di capelli, comunque. Anche se sono convinta che non faccia sul serio, sono preoccupata per la vita di Ezreal. Che cosa dobbiamo fare? Ho guardato gli altri, che sembrano disperati quanto me. Bene, adesso che siamo d'accordo, lasciatemi spassare. Non sapendo cosa fare, Leiftan e io ci siamo spostati lasciandola passare, e poi si è diretta verso un muro più lontano e ha cominciato a premere diverse lastre. Un passaggio si è aperto e l'ha attraversato. Ho cercato di raggiungerla di corsa, ma il muro si è chiuso dietro di lei. Dobbiamo capire come ha fatto ad aprire questo passaggio. Sì, ma il tempo che riusciamo ad uscire, lei sarà già scappata. Io e Valkyon cercheremo di tornare indietro. Ha preso Ezreal in ostaggio e Shaitan conosce benissimo il suo odore. Sono sicuro che riuscirà a trovarlo. Perfetto, andate allora. Valkyon e Nevra sono corsi alla ricerca di Ezreal, mentre io sono rimasta con Leiftan per riuscire ad aprire questo muro. Devo premere. Questa lastra non si muove, non è quella giusta. Dopo aver testato diverse lastre, riusciamo a trovare quella giusta e il passaggio nel muro si apre. Leiftan ha tirato un sospiro. Speriamo che non sia troppo tardi. Percorremmo diversi corridoi e pensai che non saremmo mai riusciti ad uscire da quel posto. Ero a corto di fiato e avevo paura di non riuscire a salvare Ezreal. Se non posso averlo per me, non lo avrete nemmeno voi. Quella frase mi risuonava in testa e quando riuscii ad intravedere la luce esteriore una lacrima rigò la mia guancia. Corremmo a perdi fiato e usciti dal passaggio segreto ci trovammo di fronte a Marianne. Ancora voi? Con un gesto della mano ci lanciò contro delle scaglie taglienti come il vetro. Di riflesso incrociai le braccia e uno scudo di fiamme si intrapose tra noi e Marianne. L'hai fatto tu? Questi poteri sembrano simili a quelli dell'oracolo. Che cos'è che...
Senza avere il tempo di riflettere, passo di nuovo all'azione. Determinata, allungai un braccio verso di lei. Avevo fede in quella forza familiare. Fu allora che uno scudo di fuoco circondò Ezreal e Marianne. Fu costretta ad allontanarsi da lui. Leiftan mi guardò affascinata e sorpreso. Gli feci un cenno con la testa per fargli capire che ero pronta a combattere. Ci lanciammo all'unisono contro di lei. E ci battemmo in armonia completa, come se la sua presenza trascendesse le mie capacità, come se i miei movimenti anticipassero i suoi. In quel momento dimostrai una forza e una rapidità uguale a quella di Leiftan. Io sono 99,99999% convinta che lei sia in realtà un angel demon, o non so come chiamarli, e che sia della stessa razza di Leiftan, insomma, soltanto che Leiftan l'ha capito, probabilmente, ma lei non lo sa. Mentre immobilizzavo Marianne, mettendole un braccio dietro la schiena, Leiftan diede un pugno nello stomaco che le fece uscire un grido di dolore. Bene. Una parte di me che aveva voglia di farla soffrire per tutto quello che aveva fatto a Mary, a Milo, ai due bambini nomadi, a Ezreal, ma un'altra, più misurata, mi supplicava di smettere quella carnaficina. Nonostante quei pensieri, strinsi ancora più forte una forza che non riuscivo più a misurare. Marianne urlò dal dolore e con un gesto abile si liberò dalla mia presa. E con la coda afferrò Leiftan alla gola. Saltai allora su di lei come una bestia feroce e in un sol gesto riuscii a bloccarla di nuovo. Lascia immediatamente Leiftan. Strinse ancora di più la sua presa. Ti ho detto di lasciarlo subito, non esiterò ad ucciderti. Strinse ancora più forte le mie mani intorno al suo collo, ma non sembravo voler lasciare la presa. Dopo qualche minuto Marianne lasciò Leiftan che cadde a terra. Nevro e Valkyon arrivarono in quel momento in nostro soccorso. Io continuavo a strangolarla con tutta la mia forza, la rabbia e il rancore avevano preso il posto della ragione. Valkyrie si è avvicinato a me e mi ha parlato con voce dolce. È finita, puoi lasciare la presa, ci occuperemo noi di questo mostro. Non posso, merita di soffrire. Sì, diventa sadica come Leiftan. Oddio. Ti capisco, ma fidati di me, lascia la presa, andrà tutto bene. Ha fatto quello che mi ha detto Valken, lentamente ho lasciato la presa. Marianne è allora caduta per terra, Nevra è corsa a vedere se era ancora in vita. Io l'ho uccisa? No, è ancora viva. Mi dispiace, non riuscivo più a fermarmi, io... Calmati, segui, va tutto bene. Non riuscivi più a controllarti, le tue azioni sono state guidate dalla sete di vendetta. Nevra allora ha legato Marianne con delle corde e delle catene per impedire che ci scappasse di nuovo. Dal canto mio sono rimasta immobile. Ezreal si è risvegliato e lentamente si è avvicinato a noi. Siete riusciti a catturarla? Grazie. Segui, stai bene? Sì, non so cosa mi sia preso. E tu, Leiftan, come ti senti? Ho davvero creduto di morire, ma grazie a te sono ancora in vita. Ho davvero creduto di morire, sì sì, certo. Che cosa è successo? Te lo spiegheremo strada facendo. Torniamo indietro. Legheremo Marianne all'albero della barca e le daremo dei sonniferi per evitare che si risvegli durante il viaggio di ritorno. Arrivati sulla spiaggia, Valarian e Violin si sono venuti incontro e si sono occupati di Ezreal e Leiftan. Valkyrie e Nevra sono invece andati a legare Marianne all'albero della barca. Leiftan, forse dovremmo andare a prendere le tende all'accampamento con Eitri e Olan, no? Sì, hai ragione. Andiamo all'accampamento. Gnappete. Ok. Il fuoco pure, tutto così. Abbiamo finito di smontare l'accampamento, ora dobbiamo riportare tutto indietro. Takupata e Shaitan mi hanno aiutato a portare le cose fino alla barca. Ezreal, che ci fai qui? Che poi io ho scoperto, anzi una nel gruppo WhatsApp di Eldaria mi ha fatto notare che non è Ezreal come io l'ho sempre pronunciato, ma è Ezreal. Però scordatevi che io ora mi metto a dire Ezreal e Ezreal dirò per sempre, perché tanto suona uguale praticamente, in velocità che dica Ezreal o dica Ezreal è uguale. Non sei sulla barca e a farti curare, spero che tu non abbia nulla di grave. Mi sono avvicinata per esaminarlo, il colpo che gli avevo inferto Marianne era molto violento. Sai, qui mi dispiace. Arti e Otra ci hanno guardati. Noi andiamo a raggiungere gli altri, vi lasciamo soli. No, veniamo con voi, non abbiamo molto tempo da perdere. Penso di sapere cosa Ezreal voglia dirmi, ma preferisco far finta di non aver capito. Non è di certo né il luogo né il momento per affrontare una discussione di questo tipo. No, per favore, lasciami qualche minuto. Mi ha trattenuta per un braccio. No, Ezreal, non adesso. Per favore, ci stanno aspettando. Ho visto Ola e Eitri cominciare ad incamminarsi. Sei qui, per favore, lasciami una possibilità per poterti spiegare prima di scappare un'altra volta dicendomi quanto mi odi. Non pensavo le cose che ti ho detto e non volevo che questa storia si ripercuotesse su di voi. Questo lo capisco, ma ti hai davvero ferito?
Mi hai davvero ferito, Ezreal. Non posso dimenticare le cose che mi hai detto. Lo so, non ti chiedo di perdonarmi, perché so che non puoi. La sua disperazione mi intenerisce. Mi sembra di confrontarmi ad un bambino perduto e sconvolto da un mondo troppo rude per lui. Che cosa carina, è bellissima questa illustrazione. Poi comunque voi sapete che io in lista di flirt praticamente ho Nevra al primo posto. Se no, recuperatevi l'episodio tipo 8, non mi ricordo, l'ho detto, non mi ricordo quale classifica, o 9.1 forse, boh. In classifica io ho Valkyan. Valkyan non è in classifica, non lo considero nemmeno. No. C'ho Nevra al primo posto. Poi c'ho Ezreal, perché comunque mi piace un sacco il fatto che sia così tanto, come mi ha suggerito un'altra ragazza appunto sempre dal gruppo di Eldaria, è il perfetto compagno di bevute con cui ti ubriachi e tipo passi i momenti più divertenti della tua vita praticamente. Però comunque mi piace questo fatto e lo tengo come flirt, come secondo flirt. Leiftan in realtà, come Ruth, nel senso, i momenti che passa con la guardiana, io in parallelo mi guardo quando gioco un episodio anche i momenti passati con Ezreal e con Leiftan. Devo dire che i momenti con Leiftan sono davvero carini, mi piace anche le descrizioni, anche nello stesso episodio 20 mi piace un sacco il fatto che in Eldaria, a differenza di Dolce Flirt, abbiano davvero differenziato quello che succede. Cioè in Dolce Flirt praticamente cambiavano che le dinamiche, ma il dialogo era letteralmente uguale. Qui invece cambiano le dinamiche, sì, ma cambiano anche quello che fanno. Parlando banalmente, davvero nell'episodio 20 le cose che fanno sono diverse e questa cosa mi piace davvero. E Leiftan, sì, è bello i momenti che passa con la dolcetta, cioè con la guardiana, però al momento attuale, cioè, per me è imperdonabile. Cioè, un doppio giochista, io non la sopporto sta cosa, no, per niente. Mi sono avvicinata a lui e l'ho preso tra le braccia. Che stai facendo? Ti sono vicina, approfittane. In quel momento mi resi conto quanto Ezreal fosse in realtà una persona fragile. Avrei dovuto aiutarlo, ma era giunto un momento di andare e tornare indietro. Adesso dobbiamo andare, Ezreal. Hai ragione, lasciami solo un secondo. Vedendolo ancora tremare, mi sono avvicinata a lui e gli ho preso la mano. Che cosa carina. È adorabile. Io ed Ezreal salimmo sulla barca. Il viaggio fu lungo ed angosciante. L'idea che Marianne potesse liberarsi e scappare mi stressava moltissimo. Cercai di tenerla sott'occhio durante tutto il tragitto. Con gli altri parlammo dei miei nuovi poteri e dell'incredibile forza di cui avevo fatto prova. Cercai diverse volte di ricercare quel fuoco, invano, non sentivo più quell'energia, quel calore che mi aveva sostenuto durante la battaglia. Nevra pensa che fosse qualcosa su quell'isola ad avermi dato l'energia per creare quel fuoco. Leiftan mi promise di parlarne a Miko e di chiederle se sarei potuta tornare sull'isola per fare dei test. Quando arrivammo sulle coste d'El era notte fonda. Cerchiamo di essere discreti, non voglio che l'arrivo di Marianne susciti il panico o qualche polemica. L'avete sedata e imprigionata. Dobbiamo sbrigarci prima che... Ezreal, sei tu, siete tornati? Una silhouette si è avvicinata a Ezreal e gli ha posato una mano sull'avambraccio. Era Twilda. Dove eri? Non ti ho visto ai funerali di Mary. Io... Mi dispiace, avevo qualcosa di importante da portare a termine. Non avrei dovuto disonorarti in questo modo. Twilda sembra non essersi accorta di Marianne. Meglio così, non oso immaginare la reazione che potrebbe avere. Sei qui anche tu. Pensavo che fossi andata a cercare l'assassina di mio figlio. Non avete trovato niente, non è vero? Si è avvicinata a me, non so cosa dire. Per fortuna non sei ferita, io... Twilda si è bloccata vedendo il corpo addormentato e incatenato di Marianne. E lei, non è vero? Twilda, io... Il tema del suicidio che ha affrontato questo episodio è un tema reale, grave e importante. Se volete, conoscete, chiedete aiuto, parlate con i vostri... Fine dell'episodio, in che senso? No, oddio, non avevo letto fine dell'episodio, è finito così. Così, di botto. Ah, ok. Niente, io non me l'aspettavo. Beh, che dire, bellissimo episodio. Ecco, non era l'episodio 24, era l'episodio 23, il prossimo episodio, richiamo di memoria, che io spero di giocare domani, perché mi voglio sbrigare. Se va bene, io domani gioco il 23, la prossima settimana forse ce la faccio giocare persino il 24 e il 25. Cioè, proprio sto andando di botto a giocare tutte cose. In 2 settimane ho giocato tipo 4 episodi, wow. Comunque, niente, cioè... Wow, proprio mi è piaciuto un sacco.
E niente, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!